L'universo crede nella crittografia, ma non sembra credere nell'anonimato, poiché è necessario uno sforzo significativo da parte di tutti noi per ottenerlo. Purtroppo stiamo usando la parola privacy e la parola anonimato come se fossero sinonimi l'uno dell'altro, ma sono due cose ben distinte. Un messaggio crittografato può proteggere la tua privacy perché, e si spera, che nessuno potrà leggere tranne te e il destinatario che cosa vi state scrivendo. Ma la crittografia non protegge tutto l'ecosistema dei metadati che gli ruotano attorno e quindi il tuo anonimato. E parlo di informazioni come con chi stai parlando, quando e per quanto tempo, quanti messaggi invii, le dimensioni degli allegati, la tipologia di comunicazione che adotti e tanto tanto e altro ancora. Tutte queste informazioni non sono crittografate e sono facilmente rilevabili dagli hacker sul sistema compromesso. Quindi quando parliamo di stare online oggi nel 2020 potrebbe essere una parola insignificante. Questo perché il meet space e il cyberspace si sono uniti e sono una parte integrante l'uno dell'altro, perché siamo sempre online, siamo sempre connessi. Viviamo online cose come il tracciamento geografico dei telefoni cellulari, il riconoscimento facciale negli spazi fisici pubblici, significano che nessun anonimato online ti aiuterà se non sei anonimo e che tutto questo oggi risulta difficile se non impossibile da ottenere. Red Hot Cyber è un canale che parla di sicurezza informatica ed è presente su LinkedIn, Facebook, Telegram ed Instagram. Iscrivetevi in modo da rimanere sempre al corrente delle pubblicazioni giornaliere. Potete inoltre guardare altri interessanti video sulla sicurezza informatica proposti nel canale YouTube. Mi raccomando, cliccate in basso per iscrivervi e sulla campanella per rimanere sempre aggiornati sui nuovi video che verranno pubblicati. Red Hot Cyber, conosci il rischio per starne lontano. Arrivederci!